Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo ad utilizzare una delle canzoni che ha fatto la storia della musica, For Whom the Bell Tolls dei Metallica. Allora, andremo a utilizzare questa canzone estrapolando tre riff in cui cercheremo di migliorare le diteggiature e la lettura ritmica e il nostro senso del ritmo. Quindi, se per caso sei iscritto anche alla mia newsletter, mando una mail ogni mese, ogni due mesi più o meno, una in cui andiamo a vedere un approfondimento di un qualcosa di tecnico sul nostro strumento, riceverai anche la trascrizione di questi tre riff. Se non sei iscritto, vai sul mio sito e iscriviti, è totalmente gratuito. Andiamo a utilizzare anche Moisys per far partire gli audio e ti consiglio di cercare la versione che ho caricato sul di questa canzone, perché l'originale non è stata registrata a 440 Hz, quindi dovresti scordare il tuo strumento. Infatti sul web ho visto tantissime anche versioni, ma sono tutte stonate, scordate, quindi o scordi il tuo strumento oppure cerchi la versione 440 che ho caricato io, in maniera che il tuo strumento rimane uguale e tu puoi suonarci sopra in maniera più intonata possibile. Allora, il primo riff, quello che abbiamo sentito prima, va a sfruttare la tecnica appunto delle dita, un dito, un tasto che ci è tanto cara. La facciamo nella parte acuta della tastiera, quindi da un lato è più facile perché i tasti sono più stretti, quindi non necessitano di un grande allargamento. Qua andiamo sulla corda di Sol al tasto 19 e abbiamo da fare questo dopo aver dato un Mi a vuoto. Andiamo a fare 4 3 2 1, partendo dal 19 e tornando indietro 19 18 17 16. Se riesci questo Mi puoi anche lasciarlo lungo. Ok, adesso io ho messo anche il suono distorto perché ho cercato di avvicinarmi al mitico suono di Cliff Burton. Se no puoi farlo anche tranquillamente col basso pulito, è bellissimo lo stesso. Quindi attenzione quando risali a non fare questo. Quindi le dita della mano devono stare il più giù possibile. Questo perché poi mi potrebbero servire per altre cose, oppure in velocità comunque più riescono a stare giù e meglio è. Così come quando parti col minion, non partire con la mano così, altrimenti quest'indice poi rischia di arrivare tardi. Dopo aver fatto questo andiamo a fare 17, 16, 19 sulla corda di Sol, poi abbiamo 17-16 sulla corda di La. Ok, le note sono Sol, Fa diesis, Re acuto, Re basso e Do diesis. Anche qua, se riesci a tenere la mano composta, vedi quando suono il mignolo, questo qua è ancora giù. Quando vado a suonare sulla corda di La, il mio mignolo è ancora su. Questo darà più rotondità alla tua canzone, altrimenti se tu fai tutto, senti che rimane tutto staccato e non suona poi tanto bene. Andiamo a provarlo con la canzone. Hai sentito, nel primo giro ho fatto anche un trillo qua sotto. Puoi anche farlo in versione trillo, altrimenti tieni il Do diesis lungo. Se vai a fare il trillo, parti
appunto dal re. Vai a staccarlo, riattaccarlo. Il consiglio che ti posso dare è non tanto verso l'alto, ma quando stacchi, staccalo verso la corda sotto in maniera che fai vibrare più la corda. Nel trillo non devi ribattere con la destra, quindi è solo un colpo di destra. Benissimo, andiamo al secondo riff. Il secondo riff va sulla parte bassa del basso. Anche qua abbiamo un dito, un tasto. La prima parte è così. Quindi andiamo a fare 0, quindi Mi, Sol, Fa diesis, Fa naturale. 3 volte. La quarta volta ci spostiamo con la mano e qua ci servirà l'ampia apertura. Andiamo a prendere Mi, Fa diesis, Sol, La con il mignolo, quindi mano aperta. Ho spostato il dito indice sul Fa diesis, così facciamo 1, 2, 4. Poi ritorniamo. Seconda volta. Potrei tenere la mano così, io preferisco comunque spostarla allo stesso di 1. Fa diesis, Sol e si naturale. Proviamo ad andare a suonare anche questa. Cerchiamo la parte. Anche qua sono partito prima, scusa, da quella del Si perché l'ho preso sfasato, però quello è, se non riesci ancora ad andare a velocità, provalo con una batteria, provalo più lento e mi raccomando, anche qua cerca sempre di tenere le dita molto giù, ok? Composte e non. E un'altra cosa, colpisci con il dito a martelletto, quindi dito a martelletto riescono a essere più precise e più veloci e anche più leggere nel movimento, quindi se invece colpisci così sarai sempre un po' più lento e goffo, invece dita più a martelletto. Andiamo sul terzo riff in cui invece entrano di scena le terzine. Allora vado a cercarlo perché non mi ricordo bene dov'è. Dovrebbe essere qua. Lo faccio prima sentire. E poi va a ripeterlo. Allora, cosa vado a fare qua? Delle terzine con il Mi a vuoto di base, Sol. Qua attenzione che cambia ritmo. Questi qua sono poi da un quarto a un quarto, il Si bemolle e il Sol bemolle. Quindi io qua mi metto con la mano con l'indice più o meno sul tasto 3, La, Sol, Si bemolle, Sol bemolle. Quindi qua devo spostare la mano sul La bemolle e poi spostarla sul Sol bemolle, perché questo è un bel allargamento, sarebbe di 5 tasti, quindi avendo un dito per tasto devo andare a spostare la mano, a meno che non voglio allargarla così, ma è abbastanza proibitiva. Cerca di essere preciso sia ritmicamente che anche nello spostamento. La seconda parte. All'inizio uguale, terzina, Mi, Sol, La, qua continuo con le terzine, Mi, Sol, ok?
ok? Rispetto a prima dove facevo... dove la prima era una terzina, questa non è più una terzina, è l'ottavo puntato più un sedicesimo. Invece nella seconda parte continuo con le terzine, sol, e poi vado a fare la scaletta, queste tre note, si bemolle, sol bemolle come prima, e poi il fa. Quindi qua attenzione sul sol bemolle, arrivaci col dito 2 perché poi hai ancora il fa da fare. Che figurazione ritmica è questa? Senti che è tutta un pochettino sospesa. Questa qua è una terzina di quarti. Le altre erano una terzina di ottavo. La terzina d'ottavo sta in un quarto. Mentre invece la terzina di quarti, invece io ho due quarti in cui devo far stare tre note, ta ta ta, quindi rimane un po' più sospesa, io dico, non so se è il termine esatto. Ok, proviamo ad andarci a suonare anche questa, anche qua provala se riesci più lentamente, ci sono anche dei software che rallentano le canzoni originali volendo. 1, 2, 3, 4. Poi la canzone va avanti, vedrai che non ha tanti altri giri, questo qua che stavo iniziando adesso e poi il finale, e per il resto va a ripetere queste sezioni. Io spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo, spero che vorrai iscrivere alla mia newsletter per bassisti appassionati e ci vediamo poi al prossimo video, grazie, a presto, ciao!